Buona domenica amici di Fanner e benvenuti allo stadio Angelo Fontana. I padroni di casa del Palidoro ospitano per la 23esima giornata di seconda categoria il W3 Roma Team, che vincendo questo incontro si porterebbe temporaneamente al primo posto della classifica. Servito con la Russo sull'out di sinistra, punta il diretto avversario, lo salta, va sul fondo, mette il pallone al centro e Tonni trova il gol del vantaggio. Ottimo l'assist del numero 10, una palla al bacio per il centroavanti che con il petto ha spinto il pallone nel sacco. 1-0 quindi per il W3 Roma Team. Attacca sulla destra, adesso Tonni fa sponda per Ciorciolini che entra in area di rigore, atterrato. Sarà calcio di rigore per il W3 Roma Team. È finito a terra il numero 7, Ciorciolini, ottima percussione centrale la sua. Ciorciolini contro Libutti, parte lui con il destro centrale che beffa l'estremo difensore. Raddoppia il W3 Roma Team con il suo numero 7, gol quindi del 2-0 per la squadra ospite. Espulsione diretta per l'autore del gol del vantaggio per blasfemia, Marco Tonni. Attacca ancora il W3 Roma Team, traversone in mezzo che sfila e trapassa tutta l'area di rigore. Cervellini va alla battuta del calcio di punizione con il sinistro sul secondo palo, arriva a colpire di testa il compagno che non c'entra lo specchio della porta. Spingono ancora gli ospiti, cambio di gioco dalle parti di Baldassarre che mette bene giù la sfera e poi non trova lo specchio della porta. Colarusso in mezzo a tre avversari, si porta il pallone sul sinistro, entra in area di rigore, prova il sinistro ad incrociare che accarezza il palo e si perde sul fondo. Malanowski sulla corsia di sinistra, si porta il pallone sul destro col tacco, poi va fino in fondo il traversone, smanaccia l'estremo difensore allontanando il pericolo. Show di punizione per la squadra in vantaggio dal lato corto dell'area di rigore. Parte con il sinistro, va direttamente in porta, Libutti la fa facile in due tempi. Il W3 Roma Team espugna l'Angelo Fontana, decidono le reti di Tonni e Ciorciolini sul rigore e temporaneamente gli ospiti si portano al primo posto in vetta alla classifica.